venire presa in giro da tutti, e adesso sto frequentando questo gruppo di ragazzi dove ci aiutano vicenda ad affrontare questo tipo di problemi. Pronta per questa fantastica serata? Oh mio Dio! Che cosa? Mi ha scritto che sarà una serata fantastica! Sai, stasera sarà proprio fantastica. Vorrei passare tutta la serata con te. Magari dopo il ballo. Adesso, ti va di fare un gioco? Oh mio Dio, mi ha detto che vuole passare tutta la serata con me anche dopo il ballo! Allora dovrei essere bellissima! Posso prepararmi? Dov'è il bagno? In fondo al corridoio a destra. Che tipo di gioco? Un gioco semplicissimo e divertentissimo. Lo sarà davvero. Hai mai visto il film 50 sfumature di grigio? Sì, sono andata a vederlo con le mie amiche. Ah, bene, immaginavo. Film dell'anno, si dice. Sì, sì, infatti l'ho aspettato per tanto tempo. Ti va di riprodurre una scena del film? Cosa? Se sei andata a vedere il film, è perché sei interessata al sesso. Non c'è nulla di strano, lo fanno tutti, esseri umani e animali. Tu mi dai un assaggio adesso e poi questa sera sarà una serata indimenticabile. E se mi darà ciò che voglio, sarà veramente una serata indimenticabile. Mio Dio, ma questo è matto. Ma sì, ma perché no? Ma lui? Io lo faccio, solo se anche tu mi dai qualcosa. Io sono il tuo dominatore, le conduco io le regole, non tu. E adesso giochiamo. Ah, credo di essere stato un po' duro. Ma no, dai, nel film fa così. Va bene, lo faccio. Ma promettimi che stasera sarò io al centro della tua attenzione. Senti, adesso vado a farmi una doccia e ti mando un assaggio da lì. Un assaggio piccante. Ma promettimi che non farei vedere niente a nessuno. Ma certo, puoi fidarti di me. Ti ho sempre aiutata, sia per la scuola e anche contro quel tizio, io, che ti continuavo a insultare su di Scratch. Arianna, hai finito con il bagno? Devo farmi la doccia. Non ne hai un altro. Questo specchio è l'ideale per truccarsi. E anche per farsi le foto. Ecco, l'altra doccia è rotta, devo usare per forza quella. Va bene, ma sbrigati, perché sennò facciamo tardi. Sì, ci metto un attimo. Questi non sono
mi permetti di inviare le mie foto a tutti? Ah, quindi per te era solo un gioco? Io mi fidavo di te! Ma quindi sei tu, bastardo! Come ti permetti di inviare quelle foto lì di mia sorella? Che problemi hai? Mia sorella non è una contaballe, non mi direbbe mai le bugie! È lui che ha iniziato a seguirmi su Instagram e dirmi che mi amava! Io ti ammazzo di botte! Lui non è neanche Instagram! E allora chi è che ha inviato sta foto? Eh? Allora? Come ci si sente, eh? Fa male, vero? Adesso capisci cosa ho dovuto provare per tutto questo tempo? Eri così preso da te stesso, sembrare forte a prendermi in giro con i tuoi amici. Che non ti sei mai neanche accorto della tua sorellina adorata. Ma non ti rendi conto che lei manda delle foto a persone con cui non ha mai parlato nella vita reale? E non mangia, è anoressica. Prendi il telefono e leggi i messaggi se non ci credi. Come fai a sapere tutte queste cose? Non l'hai ancora capito? Io sono Gabriele! Io ti ammazzo! Io ti ammazzo! No, Giuseppe, fermati, non farlo! È facile prendersela con i più deboli. Ma se alla fine il più debole fossi proprio tu? Essere una storia così triste, anche più triste della mia. Però anch'io ho giocato scorretto e mi sono abbassato al suo livello, o meglio, al livello di suo padre. Senza contare poi Marta, io ho usato Marta senza pensare che anche lei potesse starci male. Però mi dispiace davvero, ma tutte le prese in giro e tutto ciò che mi hanno fatto mi stava letteralmente facendo impazzire. Vedi Andrea, in tutte le storie di bullismo non ci rendiamo conto che i vittime e bulli sono soli nel loro dolore. È solo quando iniziamo a provare sofferenza e quindi a provare compassione per quello che hanno fatto che riusciamo finalmente a prenderci cura anche delle nostre ferite. Io ero così presa dai miei problemi che non mi rendevo conto che ero l'unica amica che Marta avesse. Mi limitavo a starle a fianco, ma non mi rendevo veramente conto di quello che stesse succedendo. Dopo il fatto sono stata l'unica ad andare a trovarla e so sinceramente come ci si sente quando tutti ti ridono alle spalle. Venivo presa in giro per il mio aspetto e per il modo in cui mi vestivo. E mi dicevano, guarda, ti sei ridicola. Quindi mi sono fatta convincere da lei. Sapevo che quello che facevamo non era giusto, anzi era molto sbagliato, ma avrei fatto di tutto pur di essere considerata uguale a me. E in questo modo credo di aver contribuito non poco alla sua malattia. Se forse prima di tutto io mi fossi accettata per come sono, magari Marco non si sarebbe spinto oltre al limite perché c'era già. Avete ragione. Scusate se vi ho interrotto, ma avevo dimenticato la felpa. Tornando, non ho potuto fare a meno di ascoltare la tua storia, Andrea. Adesso che anche tu conosci la mia, lo sai che sono scappato da quella casa, da quella situazione. Non volevo mai più essere io la vittima. E così io mi sono trasformato nel tuo incubo peggiore, come mio padre lo era per me, quindi scusami. Alla fine, sai chi è il più debole? Lo siamo tutti.
Sì. 19 anni Alessio Re, da quando c'è questa compagnia, non l'avevo detto. Thank you.